Buongiorno, sono Matteo Fioravanti, titolare e responsabile direttore del design ed engineering della Fioravanti SRL. Siamo una società attiva nel car design da 25 anni. Ci troviamo qua oggi perché diamo i premi al contest Designing Green. Sono presidente della giuria composta da altre persone del mondo del car design, auto design, eccetera, architetti, specialisti in materiali. Questo concorso, il cui titolo è Designing Green, green vuol dire molte cose. Green vuol dire ovviamente è una parola che è sulla bocca di tutti oggi, però ha contenuti molteplici, soprattutto per quanto riguarda il car design. I designer del futuro devono scontrarsi con nuovi argomenti. I nuovi argomenti possono essere il powertrain, cioè vetture ibride, vetture elettriche, i materiali nuovi, il carbonio, le plastiche, i nuovi vetri, il glazing, la riciclabilità dei componenti e anche, molto importante, quello che si dice il car sharing, perché è una tendenza dei giovani di oggi di non desiderare più l'automobile come la si desiderava una volta, come oggetto, punto d'arrivo, ma soltanto più come una funzione. Quindi è una funzione che si usa quando se ne ha bisogno. Questo crea un'ulteriore aspettativa nei confronti nostri designer, perché dobbiamo andare a soddisfare esigenze di un pubblico ancora più vasto. Un pubblico più vasto con esigenze diverse, usi diversi del veicolo, per cui, come sempre per noi designer, questo è un tema che può dare molti spunti, ma ovviamente creare anche delle difficoltà. Sicuramente è in questo panorama che verranno fuori gli stilemi del futuro. Chi riuscirà meglio a coniugare come esprimere le nuove tecnologie dal punto di vista del design e come integrare le varie necessità degli utenti, riuscirà a fare gol. Questo concorso rappresenta proprio tutto quanto detto prima, per cui ovviamente ci rivolgiamo a un pubblico giovane, di studenti, dove le conoscenze, le capacità sono ancora quelle di uno studente, però nei giovani cosa emerge sempre? Quello che nei professionisti a volte tende a scomparire, il sogno. È il sogno del veicolo nuovo, veicolo strano, veicolo magari a volte assurdo. Però è da questi sogni che si crea lo spunto per avere un nuovo stimolo, per pensare a cose nuove. Per cui questi concorsi sono fondamentali sia per i ragazzi che si vedono premiati e vedono un risultato concreto nei loro sforzi, e sia per noi professionisti che riusciamo a capire anche come e cosa pensano le nuove generazioni, no? Per cui per questo concorso abbiamo ricevuto vari progetti, abbiamo selezionato 10 proposte fra le varie arrivate. Fra questi 10 ci sono tre premi, primo, secondo e terzo. Il primo premio è questo qua alle mie spalle ed è quello che meglio rappresenta i contenuti e le specificità del progetto, cioè una vettura destinata al 2025 per le Mega City Region, quindi con un'autonomia intorno ai 300 km, materiali riciclabili, car sharing, possibilità di occupare o 2 o 5 persone oppure dei luggage, delle cose da trasportare. E il progetto MyPet è quello che meglio ha rappresentato tutti i contenuti del concorso.